Bella a tutti ragazzi, bentornati nel Dark Channel, sono Dracluce e benvenuti in questo nuovissimo video qui su Clash Royale. Allora ragazzi, perché sto facendo un altro video su Clash Royale e non vedete video su Minecraft? È lo stesso motivo per cui una settimana più o meno non sono usciti i video. Ho un problema alla scheda video del computer e infatti adesso non ho il PC ma ho solamente il portatile con cui appunto sto registrando lo schermo del telefono. E questo praticamente devo aspettare ancora probabilmente una settimana prima che mi possano ridare il mio computer. Quindi ragazzi, per ora vi potrò fare video di altri giochi anche sul telefono e ne arriveranno altri. Adesso sto facendo questo video su Clash Royale. Come vedete ho 3000 gemme, ho fatto l'unico mio acquisto che farò probabilmente su Clash Royale, giusto per farvi vedere un pack opening così carino carino. Intanto qui abbiamo un baule della corona e tra l'altro vi faccio vedere il mazzo, un nuovo mazzo, cioè voi avete visto questo qua che era il mio mazzo precedente con cui ho perso 2 partite su 2 e mi avete detto che questo mazzo purtroppo non può più andare bene per l'arena in cui mi trovo. Per cui vi avevo chiesto un consiglio per quanto riguarda il mastino lavico, come vedete, era l'unica leggendaria che io ho trovato, tra l'altro è bellissimo, ho provato a fare una partita, mamma mia, spettacolare, e in ogni caso ho seguito tutti i vostri consigli e mi avete detto di mettere appunto gli spiriti di fuoco, supportato dagli arcieri e poi mettere anche il mastino lavico. L'orda di scheletri l'ho messa perché comunque mi piace, poi le frecce come mi avete detto voi, ho messo degli sgherri per avere diciamo delle difese aeree oltre agli arcieri e alle frecce, un domatore che a me piace perché arriva diretto agli edifici e in più abbiamo comunque il mini pecca che in difesa è molto 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 utile. In realtà avrei anche il pecca gigante, però ragazzi capite bene che avere 2 da 7 di elisir è un po' troppo. Comunque. Allora, prima di andare ad aprire anche questo baule della corona, volevo farvi vedere cosa possiamo trovare, anche se penso già voi lo sappiate. Allora, partendo dall'inizio, vabbè, dall'inizio ho bene o male tutto. L'arena 1 le ho sbloccate tutte, però non trovate tutte specifico. E allora, nell'arena 3 mi servirebbe o l'arco X, questo che cos'è? Questo qua è la furia, no, mi piaceva sapere, sinché, vabbè, a parte il drago infernale che non ho, che assolutamente c'è bisogno di trovarlo, poi non ho il congelamento, che cercheremo di trovare, e nell'arena 5, la cimitero, che ne ho tanto bisogno, poi che abbiamo, vabbè, lo stregone del ghiaccio, leggendaria, molto molto bella, era lo specchio, poi qui abbiamo l'aveleno che non ho, il mago sì e la fornace che vorrei molto avere, però purtroppo ancora sono riuscito a trovare. Quindi speriamo in bene, tra l'altro queste arene qua ci vorrà del tempo prima che ci arriverò, ma ci arriveremo insieme anche grazie ai vostri bellissimi consigli. Allora, specifico come nell'altro video, ragazzi io non gioco a Clash Royale per far vedere che sono un professionista, che sono un pro, che ci so giocare benissimo, bensì per divertirmi e in più... diciamo anche perché a me piace questo gioco, l'ho ripreso da tanto tempo, l'avevo preso all'inizio, poi l'ho lasciato per un po' e dopo tanto tempo l'ho ripreso di nuovo. Quindi ragazzi, iniziamo subito senza perderci in chiacchiere, anche perché abbiamo chiacchierato tantissimo. Allora, iniziamo col nostro baule della corona, innanzitutto vabbè, oro, gemme, ok, la scarica, ottimo, il bombarolo non mi serve, il razzo non mi serve, lo specchio, mamma mia, vai così. Iniziamo perfettamente, lo specchio è una carta epica che mi serviva e l'abbiamo trovata. Perfetto ragazzi, ottimo. Adesso andiamo subito da questa parte ancora. Tra l'altro lo specchio ero quasi tentato a comprarlo, però adesso l'ho trovato. E adesso andiamo subito ad aprire questi bauli del tesoro dell'arena 5. Io andrei solamente di bauli magici al modico prezzo di 600 gemme. Vabbè, il classico oro, ovviamente la scarica, la fornace, ottimo ragazzi, come vi ho detto volevo la fornace e ho trovato la fornace, ottimo. Poi gli spiriti del fuoco che mi servono, i goblin lancieri, degli scheletri, lo stregone e il cucciolo di drago. Non abbiamo trovato nulla di leggendario, però per ora sono abbastanza contento perché ho trovato la fornace che volevo da tanto tempo. Oro, incenso e mirra, scarica, fornace ancora, ottimo da upgradare, perfetto, gigante, tesla, sfera infuocata, la veleno che non avevo, ottimo, e l'ultima carta è, boom, un altro specchio, perfetto, da non averli ne ho troppi.
Procediamo col prossimo baule. Allora, ovviamente il classico oro, gli sgherri, i goblin, la scarica, il cannone, la strega. Come vedete, la strega io non ce l'avevo. Comunque, la fornace, ottimo. E ancora il cucciolo di drago. Perfetto. Ah, ok, ho ricevuto intanto tre frecce perché nel clan dove mi trovo, non so ancora il perché, c'era questa opzione di richiedere delle carte, allora ho richiesto un po' di frecce. Baule magico, continuiamo. Allora, oro, ovviamente, spiriti del fuoco, bombarolo, cavaliere, stregone, lapide, congelamento che non avevo e alla fine un altro specchio. Perfetto, non è perfetto però. Procediamo con l'ultimo baule magico di questo pack opening. Ovviamente oro, arcieri, domatore, orda di sgherri, spiriti del fuoco, gigante, torre infernale e un principe. Non abbiamo trovato leggendario. Va bene, va bene. Non fa niente. Allora adesso andiamo un attimo a vedere. Ok, la fornace innanzitutto, vabbè, la miglioriamo perché abbiamo i money, 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 i big money. La miglioriamo ancora, perfetto. Ok, abbiamo la fornace di livello 3. La possiamo migliorare ancora. Facciamo diventare di livello 4. È perfetto. Però la fornace adesso la andrò a inserire subito, non al posto del mastino. Tanto vabbè, qui la connessione mi muore. Veloce? Va bene. Però io metterei la fornace. Al posto di cosa la posso mettere? Io direi di metterla al posto forse dell'orda di sgherri. In questo modo diminuiamo anche quello che è, diciamo, il consumo di elisir, ma speriamo che abbia fatto una scelta molto saggia. In ogni caso, ragazzi, fatemi sapere. Tra l'altro, vabbè, qui ci sono delle sfide. Questo qua è il clan dove mi trovo, però, ragazzi, non so a cosa mi serva. Vabbè, usciamo dal clan, che a me non serve veramente il clan. E procediamo, ragazzi, a creare insieme a voi il nostro clan, quindi i nipoti di Dark. Perfetto. No, uffa. Anzi, facciamo così, in questo modo. Allora, nipoti di Dark. Perfetto. Poi sfogliamo uno stemma, mettiamo io direi di mettere, di mettere, di mettere, di mettere. E che mettiamo? Fatemi pensare, pensare. Io direi di mettere questo fuoco qui. Nipotini di Dark all'attacco. Nipotini di Dark. I Dark all'attacco. Perfetto. Tipo, lo mettiamo aperto, trofei necessari non ne mettiamo, posizione internazionale e creiamo il clan. Ragazzi, quindi mi raccomando, unitevi a questo clan qua. Eccolo qua, i nipoti di Dark. Quindi, ragazzi, mi raccomando, mi raccomando. Quindi, io vi ricordo di mettere mi piace, scrivere e commentare. Ragazzi, oggi abbiamo fatto questo piccolo baule opening, non so come chiamarlo, in modo da farvi vedere un po' quello che mi mancava, come stavo messo, cose generali. Nel prossimo video, o avrete un altro gioco da, diciamo, per cellulare, oppure continueremo con Clash Royale, sempre se voi vorrete. Ricordate di mettere mi piace, iscrivervi e commentare e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti!